23 marzo 2011. Muore Liz Taylor, l'ultima diva dell'età d'oro di Hollywood. La sua leggendaria celebrità la rese icona d'un'epoca e creatrice di un modello per tante celebrities che avrebbero tentato di imitarla in seguito. 79 anni, ricoverata da 6 settimane per insufficienza cardiaca dopo una vita costellata di incidenti e malattie, al momento dell'addio ha accanto a sé 4 figli, ma nessuno dei suoi 7 ex mariti. Per le sue doti recitative unite a una bellezza singolare, nei decenni 50 e 60 del XX secolo è l'attrice con il cachet più alto dello star system e riscuote lusinghieri consensi anche dalla critica. Tra i tanti premi, 2 volte l'Oscar con Venere in Visone e Chi ha paura di Virginia Woolf. Elizabeth Taylor nasce in un sobborgo di Londra il 27 febbraio 1932, ma le sue origini sono americane. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la famiglia torna in patria, stabilendosi a Los Angeles, dove un amico, notata la bellezza della piccola, suggerisce ai genitori un provino per la Universal Pictures. Detto fatto, nel 1942, a 10 anni, Liz esordisce sul grande schermo. 12 mesi dopo, con Torna a casa, Lessi, ottiene fama mondiale. La sua maturità artistica si accompagna a uno sviluppo fisico altrettanto precoce. Ben presto sono molte le star che le vengono affiancate sul grande schermo: James Dean, Paul Newman, Gregory Peck, Montgomery Clift, Gary Cooper, Spencer Tracy e soprattutto Richard Burton, sposato 2 volte, con cui vive una lunga e tormentata storia d'amore iniziata a Roma sul set di Cleopatra. La sociologa Camille Paglia descrive così le sue performance: una scarica elettrica che fa vibrare lo spazio tra il suo volto e lo schermo, quasi un fenomeno extrasensoriale anche grazie al limpido regno d'emozione ed erotismo evocati dalla sua presenza. La sua lunga carriera la vede protagonista di film drammatici, colossal, commedie, diretti dai più importanti registi: Michael Curtis, Melvin Leroy, Vincent Minnelli, George Stevens, Joseph Mankiewicz, Mike Nichols, George Cukor, Franco Zeffirelli. Ma nonostante ciò, su di lei sono state riempite più pagine di giornali scandalistici che di riviste cinematografiche.